Il figlio iniziò a leggere e le pagine del diario, come in una favola, si trasformarono, superarono il tempo e lo spazio e diventarono musica. Argentina, 16 aprile. Sono in un quartiere popolare di Buenos Aires. Dei ragazzini corrono appresso un pallone di pezza. Li vedi dribblare e sembra che stiano ballando. Inizia a suonarmi in testa Libertango di Astor Piazzolla e scopro che si muovono a tempo. E già, nelle loro vene scorre il ritmo del tango. Tango. Tango significa tocco, come il tocco del piede che fa danzare il pallone. Un contatto minimo in cui si concentra tutto. Passione e sofferenza, genio e sregolatezza. E quando il tutto finisce, non hai più neanche la forza di soffrire. Potresti morire con indifferenza. Mi guardo intorno e vedo ovunque murales di quella maglia numero 10, del loro mito, del nostro mito. A lui abbiamo perdonato tutto in cambio della sua magia. A lui avremmo detto: fammi quello che vuoi. Tramonta lu e mi pare città burda nasce lo stanno mano in mano senza tenere coraggio ci guarda fammi che luca niente.